Giornata importante, tre assessori regionali sono arrivati in città, avete fatto una lunga chiacchierata con il sindaco, con l'amministrazione comunale, a che cosa si è giunti? È stato un vero e proprio tavolo di lavoro, un'occasione di ricezione per gli assessori regionali di proposte concrete e specifiche su diverse iniziative che riguardano il turismo accessibile, il turismo sportivo, il turismo legato chiaramente al turismo culturale e in generale la nuova visione che questa giunta regionale sviluppa, che è quella di un'industria vera e propria turistica con una grande trasversalità di interessi. Non si possono più concepire dei progetti politici che non prevedono una trasversalità di interessi che a partire dal turismo coinvolgono appunto la cultura, il settore delle attività produttive in genere, pensiamo all'enogastronomia, alle infrastrutture, perché poi bisogna anche raggiungere le destinazioni. È stato certamente un incontro di alto profilo e anche di alto profilo politico, vorrei dire, perché gli assessori hanno portato, grazie alla loro competenza e alla chiarezza del loro progetto, una visione che poi è una visione verso la quale anche l'amministrazione Garozzo sta procedendo da quando si è insediata. L'amministrazione comunale quindi punta forte sul turismo e sembra sia appoggiata anche dalla giunta regionale, ma concretamente in che cosa consisterà? Ma cercare livelli di concretezza è fondamentale, mi rendo conto, ed è proprio questo il senso delle proposte. Si è parlato di ospitare, di candidare Siracusa a ospitare i mondiali di canoa polo 2016. L'assessore Licalzi ha detto: bellissimo progetto, capiamo insieme qual è il flusso turistico che una attività di questo tipo può intercettare, e certamente possiamo essere partner di questo progetto, perché si intende, si vuole dare e privilegiare un criterio selettivo delle attività sulla base del ritorno che può portare, non solo in termini di sviluppo turistico, ma soprattutto in termini di sviluppo economico. Dal punto di vista turistico, ancora ci sono necessario avere delle infrastrutture nuove, sempre più importanti, invece le ferrovie stanno smantellando sempre. Sì, anche questo è stato oggetto di attenzione e di discussione. Non dimentichiamo che al tavolo erano presenti anche dei deputati regionali, diversi operatori del settore, che la visione condivisa è che fare squadra su determinate tematiche è fondamentale per un progetto comune. Il tavolo di ieri è servito a avere ancora più chiara la cornice all'interno della quale ci muoviamo, anche da un punto di vista della programmazione e progettazione delle nostre attività. Quindi si vuole superare la limitazione di una promozione turistica destinata solo alla città di Siracusa, puntando più su una Siracusa a Val di Noto. Certamente dobbiamo abbandonare, ed è questo anche l'impulso, l'indicazione che arriva dall'assessore regionale Licalzi, l'idea che ci si comporti come delle monadi che non comunicano e che agiscono in maniera indipendente. Invece è stata chiarita la cornice sulla quale muoversi, una cornice che di fatto poi è la stessa che l'amministrazione Garozzo stava percorrendo, tant'è vero che per la partecipazione alle fiere internazionali il comune di Siracusa, con Noto e Avola, parteciperà come Sicilia Siracusa Noto e Avola, perché noi per primi ci rendiamo conto, sappiamo e condividiamo la necessità di vendere il prodotto Sicilia e poi le sue specificità, a partire nel nostro caso dalla Siracusa Val di Noto, che rappresenta uno dei cinque attrattori siciliani su cui la giunta regionale vuole puntare.